Ange Schabloz, responsabile del settore femminile della nazionale italiana di ski roll. Ragazze anche molto attive, le abbiamo viste terminare questo test in maniera comunque molto attiva, molto positiva. Sei soddisfatta delle tue ragazze, Solange? Sì, certo, sono molto soddisfatta perché nonostante quest'anno non ci siano gare è difficile tenere alto, diciamo, l'entusiasmo, però facendo i test e le prove vedo che reagiscono bene. Come affrontano questa stagione in cui appunto purtroppo per l'Italia non ci sono gare? Sì, allenamenti, ma senza un confronto indossando il pettorale di gara non era mai accaduto e presumo non sia nemmeno facile per loro. No, non è facile, infatti cerchiamo in ogni raduno di insomma inserire delle attività un po' più stimolanti, un po' diverse dal solito, e cerchiamo sempre di fare dei test per tenere vivo l'agonismo, insomma. Riuscite durante gli allenamenti ad effettuare i lavori anche al fianco dei colleghi maschi o le ragazze lavorano indipendentemente? No, cerchiamo sempre di farli lavorare assieme, di farli fare le stesse cose, poi ovviamente avendo diversa forza, diverse velocità, distinguiamo un pochettino, però no, li facciamo lavorare assieme. Lavorare in scia per loro è un valore aggiunto non indifferente. Sì, quello sicuramente, stimolante sotto tutti i punti di vista. Come allenare un settore femminile? Insomma, sappiamo, il mondo delle donne sì, viene sempre definito un mondo a parte. È così difficile come si vede dal di fuori oppure in realtà all'interno non è così? Beh, personalmente mi sento di dire che non è così difficile, forse perché essendo donna appunto non trovo magari tutte le difficoltà che invece magari riescono ad incontrare gli uomini, ecco. È per questo appunto che la nazionale italiana di ski roll ha affidato questo compito ad una donna, perché insomma ci si capisce più da vicino. Esatto, sì, questo valore aggiunto che ha voluto inserire il direttore tecnico all'interno della squadra è sicuramente fondamentale. Sono ragazze comunque molto sorridenti, molto alla mano e credo appunto non sia difficile stare al loro fianco. No, assolutamente. Poi ovviamente essendo donna abbiamo un po' più i nostri dubbi, magari preoccupazioni su alcune cose, magari a volte costruiamo dei castelli che non esistono, però insomma ci confrontiamo e si risolve tutto. Siete una piccola famiglia e vedo che anche la convivenza viene alla grande. Sì, assolutamente. Quest'anno ci siamo viste anche in maniera diversa perché non essendoci le gare, solo raduni e allenamenti, siamo riuscite anche a fare un po' più il gruppo, un po' più quello che è la famiglia, che magari invece durante le gare con le tensioni varie non si riesce tanto, quindi per questo sono contenta. Ho chiesto a Laura come si sta sedute davanti al televisore a guardare le gare dei propri avversari, non è facile. No, non è facile e sicuramente anche per loro è difficile continuare, diciamo, la stagione in prossimità in vista della prossima, però cerchiamo di lavorare sui nostri punti deboli per arrivare più forti il prossimo anno. In linea di massima quali sono i punti deboli? Beh, sicuramente lavorare tanto sul bagnato, perché come abbiamo visto le scorse gare è un po' appunto una nostra debolezza. Poi abbiamo lavorato molto sugli aspetti tecnici, dando anche molta importanza alla forza. Bocca al lupo e buon proseguimento. Grazie mille.